Terzo giorno di presidio del sindacato Sud Cobas davanti alla VOT International di Quarrata, dopo l'aggressione di un lavoratore che si era rivolto al sindacato per denunciare condizioni di lavoro anche di 12 ore al giorno. Sindacalisti e lavoratori rimarranno giorno e notte davanti alla sede centrale dell'azienda in via Giotto fin tanto che non saranno ristabilite condizioni di lavoro dignitose. Da questo punto di vista, una svolta potrebbe esserci il prossimo 1 novembre, quando è stato concesso un primo tavolo di trattativa sindacale. Dopo 3 giorni di sciopero arriva la prima risposta da parte dell'azienda, che accetta di tenere un tavolo sindacale che si terrà venerdì. Ovviamente è un primo segnale, un primo risultato di questi 3 giorni di sciopero, ma dobbiamo stare a vedere poi come andrà a questo tavolo. Sappiamo e siamo sicuri di quello che noi, insieme ai rappresentanti delegati dei lavoratori, andremo a richiedere, cioè dei contratti regolari, stabili per tutti i lavoratori di questo stabilimento, turni umani di 8 ore per 5 giorni e l'applicazione del contratto nazionale. Queste sono le nostre richieste, sono passati già 3 giorni, ma siamo pronti e pronte a passare qui tutto il tempo che sarà necessario, fino a venerdì, ma anche dopo venerdì, se non ci saranno delle risposte concrete alle nostre richieste. 12 ore! Sciopero, sciopero! Sciopero, sciopero! Sciopero, sciopero!